Ciao Carla, benvenuta sul canale della Centrale Naturale. Ci spiegheresti, secondo te, la differenza tra archetipo maschile e archetipo femminile? Ciao Sergio. Allora, per dirla in sintesi, il maschile, l'energia maschile è un'energia sicuramente protettiva, in linea retta, penetrante e capace di portare avanti, con decisione e con determinazione degli obiettivi, mentre il femminile è un'energia, accogliente, nutriente. Anziché in una linea retta e in una forma sferica, la forma dell'abbraccio, ed è capace di portare la vita, di portare comprensione, generosità e nutrimento. Entrambe le energie, come ho già detto anche nelle altre interviste, fanno parte di due archetipi che si compensano a vicenda e non possono rigidamente essere la definizione di cos'è essere un uomo e cos'è essere una donna.